Più della metà del territorio della Toscana è ricoperto dal bosco, 1.200.000 ettari di foreste, della cui salute si occupa il rapporto sullo stato delle foreste in Toscana, presentato in un partecipato convegno dall'assessore regionale all'agricoltura e alle politiche della montagna Marco Remaschi e dal presidente della regione toscana Enrico Rossi, che poi ha firmato la legge regionale sulle politiche forestali che introduce, prima in Italia, le comunità di bosco per unire pubblico e privato nella gestione delle aree boschive. Nella legge abbiamo proposto che si costituiscano queste comunità di bosco, adesso faremo il regolamento, le proporremo, perché appunto si facciano carico di gestire complessivamente i boschi, di fare prevenzione, valorizzazione, percorsi, manutenzione, antincendio, anche questo è un aspetto fondamentale. Anche perché il bosco, si legge nelle 160 pagine del rapporto, oltre a essere un tesoro di biodiversità composto da distese di querce, castagni, lecce e faggi, è anche una risorsa economica che solo nella filiera del legno coinvolge 13.000 aziende e occupa 40.000 addetti. Noi abbiamo bisogno di una politica attiva, di una politica che tenda a salvaguardare l'ambiente, l'aspetto, diciamo così, di rischio idrogeologico, l'aspetto paesaggistico, che sono, diciamo così, i punti forti della nostra regione. E tra i tesori dei boschi toscani da salvaguardare non c'è solo il legno, ma anche i prodotti del sottobosco, marroni, castagne, funghi e tartufi, una vera ricchezza per intere aree della Toscana.